Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura, come al solito, l'emergenza sanitaria. Le regioni premono sulle riaperture. Fra le ipotesi, l'apertura dei ristoranti e lo spostamento del coprifuoco di almeno 2 ore per mezzanotte. È inaugurato invece al Covid Hospital di Bosco Trecase un nuovo reparto per le terapie monoclonali ed una stanza per gli abbracci. Passiamo alla cronaca con la maxi operazione che ha portato al sequestro di oltre 86.000 euro in contanti a San Giovanni. Erano proventi dello spaccio di sostanze stupefacenti. In conclusione, la crisi economica che ha messo in ginocchio nell'ultimo anno il settore alberghiero. Facciamo il punto con Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi, sezione Costa del Vesuvio. Questo ed altro nei nostri servizi. Le regioni cambiano ancora colore, Italia verso la riapertura. L'ipotesi di riaperture progressive a partire da maggio rilancia le speranze delle regioni e da oggi prenderà il via quello che può essere considerato il percorso verso l'uscita dall'incubo, come ha auspicato lo stesso ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini. Tante le proposte dei governatori che spingono per la gran parte a riaperture progressive e alla revisione dei parametri per i colori. Si discuterà anche del tema scuole, con la speranza di poter rivedere in aula tutti gli studenti delle superiori al 100%, un'ipotesi fortemente voluta dallo stesso Premier Mario Draghi, ma sulla quale peserà la curva dei contagi. Venerdì si va verso una nuova riunione alla cabina di regia del governo, presieduta dal Premier Mario Draghi, sulla situazione epidemiologica, riunione che si dovrebbe tenere dopo l'ultimo aggiornamento dei dati del contagio del Paese. La liberazione, come l'ha chiamata il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, potrebbe essere l'11 giugno, quando allo Stadio Olimpico di Roma torneranno per la prima volta gli spettatori sugli spalti per la gara d'esordio dell'Italia agli europei contro la Turchia. Proprio l'annuncio del pubblico all'Olimpico, al 25% della capienza, ha dato il via alle inevitabili richieste di tanti altri settori chiusi ormai da un anno, salvo la breve parentesi estiva. E così si è fatto sentire non solo il mondo del basket e quello della pallavolo, ma anche quello della musica live. Se è possibile accedere in uno stadio con 16.000 persone per il calcio, deve essere possibile anche per un concerto, ha tuonato Enzo Mazza, CEO della Federazione dell'Industria Musicale Italiana. 2 mesi dunque nei quali mettere in atto una roadmap per rialzare le saracinesche, i bar, ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre e tante altre attività che da mesi soffrono una crisi senza precedenti. E dopo le proteste dei ristoratori e partite IVA, attori e maestranze dello spettacolo hanno occupato il Globe Theater di Roma. Con ogni probabilità il primo passo sarà la riapertura dei servizi di ristorazione nelle zone gialle, anche nella fascia serale, il che dovrebbe inevitabilmente essere accompagnato da uno slittamento di 1 o 2 ore del coprifuoco, che ad oggi comincia alle 22. Intanto da domani la regione Campania potrebbe finalmente diventare zona arancione, dopo più di un mese in rosso. Una scelta attesa anche dal governatore De Luca, che da settimane preme per aperture di ristoranti e attività produttive. Inaugurato questa mattina al Covid Hospital di Bosco Trecase, il centro di somministrazione della cura con anticorpi monoclonali. Realizzata anche la stanza degli abbracci per consentire ai pazienti più gravi di incontrare i propri cari, fornendo così un adeguato supporto psicologico. Gli anticorpi monoclonali sono farmaci biologici che sopperiscono alle difese immunitarie e il loro uso è in grado di ridurre la carica virale dei soggetti positivi in modo significativo. Dal punto di vista biochimico sono molecole complesse che, iniettate nell'organismo, vengono riconosciute come anticorpi alleati a contrasto dell'infezione, in quanto ricalcano la struttura degli anticorpi specifici sviluppati in risposta alle aggressioni del virus nei soggetti convalescenti colpiti da Covid-19. Al taglio del nastro erano presenti il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, il direttore di presidio, Savio Marziani, e i sindaci dell'area.
un risultato che nasce dal lavoro di squadra e finalizzato anche all'aspetto dell'umanizzazione delle cure. Grazie per la collaborazione, per l'impegno che la squadra di Bosco Treccase sta mettendo nella cura del paziente e adesso in un miglioramento della qualità del servizio anche nel percorso di umanizzazione della cura. È un momento importante perché questi pazienti sono pazienti particolari, pazienti che inaspettatamente da uno stato di salute spesso buono si trovano in una situazione difficile, a vivere una situazione difficile all'improvviso, per cui strappati ai loro cari, inaspettatamente trattati per un virus sconosciuto di cui ancora non abbiamo tantissime notizie, quindi l'aspetto psicologico adesso diventa importante anche da affrontare e questo vuole rappresentare un simbolo iniziale di un modo diverso, di un modo nuovo di avviare la cura per il paziente Covid. Insieme alla parte degli ambulatori, che sarà con la parte del futuro, dobbiamo pensare a cosa avverrà nei prossimi mesi, quando magari con l'aiuto delle vaccinazioni il fenomeno si placherà, quando alcuni casi potranno essere intercettati in fase iniziale e trattati grazie all'anticorpo monoclonale. Quella della stanza degli abbracci rimane invece un qualcosa per i pazienti più intensi, più hard, più complicati, e consentirà di interfacciarsi, di vedersi con i propri cari, con i propri affetti, proprio per avere un aiuto dal punto di vista psicologico. Il centro che abbiamo visitato prima e la stanza degli abbracci ora sono un'ulteriore testimonianza della grande attenzione riservata ai pazienti a 360 gradi. Diceva il direttore generale poc'anzi anche ora sulla qualità dell'assistenza. Questo dimostra ancora una volta che la struttura di Bosco Treccase è un vero punto di riferimento per tutta l'Alta Napoli 3 Sud nella gestione delle vaccinazioni. L'altra scommessa, come diceva bene prima il direttore generale, è la vaccinazione, quindi anche l'attivazione del centro vaccinale sul nostro territorio, attualmente annunciata, comunque sta funzionando. Siamo arrivati a più di 300 vaccini al giorno e questo già è un grande risultato che dobbiamo ancora performare e migliorare sicuramente. Un grande lavoro di squadra, questa è la sintesi di questa mattina, un lavoro di squadra che chiaramente incrementa i servizi, li migliora e aumenta la qualità della vita anche di chi frequenta gli ospedali in questo momento particolarmente di grande emergenza epidemiologica. Complimenti a tutti. Maxi operazione della polizia, sequestrati 4 kg di stupefacenti e 85.000 euro. Ieri sera, gli agenti del commissariato San Giovanni Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, sono intervenuti presso l'abitazione di una donna in via Seconda Traversa Fumaroli, dove hanno rinvenuto 58 buste di celofan contenente circa 3,7 kg di marijuana, due stecche di circa 34 grammi di hashish, 6 bilancini di precisione, una bilancia digitale da cucina e diverso materiale per il confezionamento della droga, oltre a 11.470 euro in contanti. Inoltre, nell'appartamento dell'ex compagno della donna, posto al secondo piano dello stesso stabile, sono stati rinvenuti altri 75.880 euro. La donna, 25enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre l'ex compagno napoletano di 31 anni è stato denunciato per il medesimo reato. Un anno di pandemia ha messo a dura prova l'economia nazionale. Fra le attività produttive più colpite ci sono le strutture alberghiere. Con spostamenti e viaggi vietati a singhiozzo, eventi e cerimonie fermi, le perdite sono state incalcolabili. Adelaide Palomba, presidente dei Federalberghi Costa del Vesuvio, spiega le criticità del settore e le possibili soluzioni in vista delle riaperture. Abbiamo perso almeno l'80% fra fatturato, numeri di presenze. Il problema è vero che al momento i numeri stanno su questo, diciamo, anche nelle previsioni stanno su queste perdite, perché se non si capisce quando e come poter ripartire, la difficoltà è appunto questa, confrontarsi con dei numeri già negativi in partenza. Ricordiamo che tra l'altro siamo in un periodo che era particolarmente florido per il turismo in Campania, soprattutto i mesi di marzo, aprile, poi maggio, anche per quanto riguarda il settore wedding. Il settore wedding in questo momento è un settore completamente fermo. Continuano ad arrivare disdette, quindi siamo fermi da 14 mesi, ma non solo, perché
siamo fermi più o meno da ottobre del 2019 e non si sa quando ripartirà. Quelli di giugno hanno paura, quelli di luglio hanno paura, sono tutti quanti, naturalmente quelli, intendo gli sposi o comunque diciamo gli organizzatori degli eventi, stanno rimandando tutti all'anno prossimo. Noi cerchiamo di mantenere la calma, ma è difficile. È difficile poter mediare fra le richieste del cliente, le nostre esigenze di imprenditori e garantire diciamo, anche l'occupazione ai nostri dipendenti. In questo momento vivono momenti molto forse più difficili noi imprenditori. Si inizia a parlare di ripartenza, soprattutto per quanto riguarda i mesi estivi. Come potrebbe avvenire? Ovviamente in sicurezza. In sicurezza noi ci eravamo organizzati anche l'anno scorso e i dati sono chiari. Nelle nostre strutture, negli alberghi, nei ristoranti, anche nelle aziende che fanno wedding, qui nella zona sono grossi numeri. Non ci sono stati contagi, quindi diciamo se ci danno delle regole da seguire noi le rispettiamo, le vogliamo rispettare. Al momento però non si sa se queste regole saranno le stesse dell'anno scorso, quindi in realtà anche la ripartenza, si parla di date, ma se non ci danno prima delle linee da seguire, anche una data di ripartenza a noi in questo momento serve poco. Quanto la campagna vaccinale può influire su questo futuro? Tantissimo, perché se immaginiamo diciamo, di ricevere persone e di dargli la tranquillità anche già solo da una campagna di comunicazione che noi riceviamo in sicurezza, perché tutto il settore turismo in Campania è vaccinato, è un passo probabilmente molto molto importante. Quattro ore del Greco già si sta parlando anche con l'ASCOM di avere un hub per poter vaccinare tutte le persone, diciamo, come tutto il popolo delle attività produttive. Ora, come sta dicendo il governatore De Luca, dobbiamo iniziare a pensare anche ai settori produttivi, perché sennò è la fine, siamo fermi da troppo tempo e necessitiamo diciamo, di certezze. La certezza in questo momento è solo il vaccino. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione@tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.